Wonder Woman. Wonder Woman. Bentrovati cari amici di Globus Television per questa nuova puntata di Wonder Woman. Questa puntata non è bagnata come la scorsa, grazie a Dio. Ricordi? Come potrei dimenticare? Abbiamo affittato per ritornare a casa un motoscafo e io e Onia siamo riuscite ad arrivare sane e salve con la macchina di Onia a casa. Sì, siamo riusciti ad aprire le acque tipo sì. Mosè nel Mar Rosso. Esattamente, eravamo un po', mancavano solo gli animaletti, eravamo anche un po' Noè, non solo Mosè. Ma con tutta l'acqua che sono spuntati pure i fiori. Hai visto che cosa meravigliosa. Penso. Questo è quello che succede a Globus Television. Oggi una puntata bellissima come tutte le nostre trasmissioni. Vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo qui in studio Antonella Di Maggio, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei, a voi, Antonella e Onia, grazie. Invece nel nostro muro, direttamente dalla bellissima capitale Roma, abbiamo Manuela Ciunna. Grazie Manuela! Ciao! Ciao! Buonasera a tutte! Benvenute! Grazie! E non poteva non mancare il nostro prezzemolino, e quindi Stroscio. Grazie Enzo di essere qui con noi! Voglio il benvenuto di Onia! Benvenuto! Grazie! Vedi come i bambini, lui ha bisogno di poco, sì. Vedi? No, vabbè, sì. io sono senza lui parole. Lui si conforta così. Con poco. Mi comporto così. Ti comporti. Ti comporti ma così. Senti, ma sei ancora arrabbiato? Molto. Però un sorrisino ce lo farai io, cioè in trasmissione. Con molto sforzo. Occhio con gli sforzi. Benissimo. Vabbè. Occhio che c'è il mio comare da Roma che vi controlla. Va bene. Ok, va bene. Cercheremo di comportarci nella maniera più, conforme a tutte le regole. Va bene, facciamo così. Lei, io un po' meno. C'è zucchero per tutti. C'è zucchero per tutti, ok. Azzuccherata per tutti. Ti ha dato l'aggancio c'è subito. La zuccherata e c'è anche vice, cioè ti voglio dire un'accoppiata che è vincente, no? Esattamente. Manuela, ci parli un po' di zuccherata, come è nato questo disco? Sì, è nato, allora l'idea del disco è nata qualche anno fa. Il titolo è nato in realtà, è recente l'idea di zuccherata. Zuccherata era mio zio Vincenzo e mi chiamava così, ma è una dedica non solo a me, ma ho pensato proprio a tutta la Sicilia. Ho detto un aggettivo, come posso definire la mia terra, no? La Sicilia. Effettivamente pensando a questo termine, zuccherata, che non è solo dolce, ma vuol dire un insieme di tante cose, proprio quando uno pensa alla propria terra, no? Certo. Ma anche perché, scusami, sì. No, dicevo che da noi ci sono termini che poi tradotti in italiano secondo me perdono la loro forza, no? Per cui sì, zuccherata non è solo l'essere dolce, ma è un qualcosa che ha dei significati molto più ampi, no? Come diceva Manuela, racchiude tutto un mondo, così come molti termini, così come ha detto, molti termini siciliani, quindi è non solo la dolcezza, ma tutta una serie di componenti, così come hai detto tu, Manuela. Sì, quindi mi piaceva tantissimo, l'ho utilizzato anche per il disco e l'idea del disco è nata qualche anno fa quando ho scritto quel brano Vicè, il brano che adesso è in rotazione radiofonica, come si dice in gergo tecnico, è il mio brano originale che è una dedica a mio zio Vincenzo. Da lì è partito, ho scritto questo brano voce e chitarra, quasi di getto e in siciliano, una cosa che non succede di solito, infatti mi sono anch'io un po' stupita, no? Però quella volta lì, non so, è partita così, voce e chitarra in siciliano e da lì pian piano ho maturato l'idea di un disco dedicato alla Sicilia, quindi voler indagare sulla tradizione e come ho scritto anche sul disco poi un to give back, un ringraziare e restituire un po' quell'amore che mi è stato donato finora. Infatti è un po' anche un ritorno alle origini, no? Alla propria perché terra. Perché tu un po' per generi musicali hai un po' spaziato col jazz, musica brasiliana un po', sì. E poi in qualche modo sei voluta ritornare a casa
approfondendo un po' le sonorità che sono nostre, no? Proprio di casa nostra, che parlano, che hanno il profumo casa. siciliano, ecco, il profumo di casa. Sì, assolutamente, era questa la voglia di tornare un po', non so se era stata anche la pandemia che ci ha aiutato in questa introspezione, in questo un po' ritorno alle origini, ma che non vuol dire tornare ad essere lì, ma appunto sempre pensare, no, anche a dopo. E quindi anche gli arrangiamenti che ho pensato sono stati pensati un po' per far ritornare la voglia di riascoltare quei brani. Per esempio un Bettina Crozza, un Cuti Rodissi che Sono è uscito con questa versione un po' crazy, un po' sambigna, un po' così. sono contenta soprattutto di Cuti Rodissi che è riuscita con questa versione più mia, più che mi, come posso dire, più vicino a me, in base a quello che ho fatto insomma finora, quindi più vicino alla musica brasiliana, al jazz. Sono contenta diciamo, di questo disco, anche perché ho avuto dei feedback positivi anche dei musicisti che hanno suonato con me, che erano forse loro più contenti di Certo, realizzare, no? Perché mi sono anche domandata tante volte, ma farlo o non farlo, perché comunque è un disco in lingua, in dialetto, no? Invece sono molto contenta anche della collaborazione con Fabrizio Bosso, con Nicola Stilo. insomma, stai parlando di soggetti, insomma, molto Fabrizio Bosso, insomma, veramente importante, un trombettista di fama internazionale, quindi insomma degli artistucoli così va, insomma, non è No, che. infatti sono contentissima che mi hanno dato loro la fiducia e non so come abbiano fatto e Lo so, lo so. sono Vabbè, contenta. magari ti hanno sentita e probabilmente, cioè non è che l'hanno messa a caso E sta infatti, fiducia. tra l'altro, ho visto che oltre a Fabrizio Bosso c'è il nostro conterraneo Sebi Burgio, cioè insomma nomi molto importanti. Hai avuto modo di collaborare con artisti oltre te di fama insomma internazionale. Quindi, sicuramente, chissà che cosa hai architettato, chissà che sonorità hai messo su, per cui anche loro sono stati attratti da questo tuo modo di essere e di cantare. Ma prima di sentire il tuo video, voglio porre una domanda a Antonella Di Maggio. Dovete sapere che Antonella è la presidente dell'AMMI, che è l'Associazione Mogli Medici Italiani, la sezione di Catania, ed è stata per la seconda volta è stata nuovamente insomma, riconfermata alla sua carica di presidente. Antonella, ci spieghi un po' che cos'è questa associazione e che cosa fa? Sì, Antonella. E allora l'AMMI è un'associazione no profit nata in Italia negli anni 70, giunta qui a Catania a fine anni 70. Come dice l'acronimo, è un po' vetusto direi anche, inizialmente abbracciava solamente mogli del medico, ma col passare degli anni lo statuto si è ampliato e adesso abbraccia donne medico, farmaciste, biologhe Ah, e ecco, psicologhe, brava. tutte accomunate dall'intento di promuovere la ricerca e la prevenzione, quindi di incentivare sempre più la ricerca e la prevenzione. Si occupa prevalentemente di eventi a carattere scientifico, Organizzate sicuramente, ecco appunto come dicevi tu, degli eventi che promuovono questo, no? sì, degli eventi. Ma sei tu che ti occupi di questo? C'è qualcuno che ti aiuta? Come scegliete Sì, gli obiettivi sicuramente da. sono ben collaborata dal mio direttivo, dalla segretaria e dalla vicepresidente, anche direi dalla tesoriera, motivo per cui anche quest'anno abbiamo, durante la pandemia, siamo potuti andare avanti brillantemente, anzi direi forse un po' più da remoto rispetto a prima, perché abbiamo organizzato eventi con cadenza quindicinale, quindi 2 volte al mese ci si riuniva per discutere appunto di eventi che variavano dalla sanità all'ambiente alla valorizzazione nel nostro territorio locale. Quindi insomma una bellissima associazione e come vedete, così come ha detto la dottoressa Di Maggio, non è che solamente mogli dei medici, ma abbraccia tutte le donne, infatti non a caso Antonella è nella nostra trasmissione Wonder Women, che si occupano insomma della sanità a 360 gradi. Quindi andiamo farmaciste, psicologhe,
Biologhe, io sarei la prima farmacista in Italia come presidente di una sezione, sì, perché man mano si è aperto gradualmente a queste altre figure. Collaborano non solo con la classe medica ma anche con vari enti e istituzioni per favorire appunto la condivisione di obiettivi per raggiungere anche dei traguardi per il bene della collettività, quindi a livello sociale. Quindi io direi che la prevenzione e l'informazione sono gli strumenti utilizzati per raggiungere i nostri obiettivi. E a tal proposito vorrei dire anche che è in corso il 9° concorso a livello nazionale di medicina e farmacologia di genere, che premia il progetto significativo e innovativo delle varie università italiane. Possono partecipare dei giovani al di sotto dei 37 anni con un apposito curriculum e quindi direi ancor di più che l'AMMI serve a incentivare la ricerca e a tal proposito appunto anche al fine di garantire l'appropriatezza della diagnosi e delle cure. Insomma, mi sembra che ha fatto uno spaccato meraviglioso, Antonella. No, dico, bello, bello tosto. Certo. È un obiettivo impegnativo. È parecchio impegnativo, però siamo supportati abbastanza bene anche a livello nazionale. Siamo circa 70 sezioni in tutta Italia con a capo una presidente medico quindi che tiene molto alla nostra preparazione anche globale. Certo, mi sembra giusto. Ritornando nuovamente a Manuela, senti, ma cutuluissi? Cioè, spiegamelo, cutuluissi a te? Come va a dire a mia? Cutuluissi, bellissima questa canzone che è uscita così. Senti, allora, prima che tu ci continui a raccontare questa cosa, vediamo se il nostro regista ce la fa ascoltare e vediamo il video. Eccolo. Vediamo un po'. Cutiludissi, cadai all'assari. Meglio la morti e no chi sto dolori. Ai 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 ai, moru 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 moru. Sciatu, ti lo me cuori, amore mio sei tu. Ai 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 ai, moru 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 moru. Sciatu, ti lo me cuori, amore mio sei tu. Cuti lo dissi, a ti anni cuzza, lo cuori mi scricchia. Pica pica pica, ai 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 ai, moru 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 moru, shadu di lume cori, amore mio sei tu. Ai 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 ai, moru 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 moru, shadu di lume cori, amore mio sei tu. Lo primo amore, lo fisico tia, e tu schifiosa, ti sta scordando mia. Paci facemu, ogni caretta mia, shadu l'arma mia, amore mio sei tu. La splendida Ortigia, una cosa bellissima questo video, non solo la canzone meravigliosa, ma anche una bellissima immagine, il mare che è un punto di riferimento per noi solani importantissimo, e poi questa terra così con questa pietra bianca meravigliosa. Manuela, tra l'altro il video è molto molto carino, io vabbè, così la lancio, ma tu libera di dirmi che ho detto una stupidaggine. No, dico, sentivo qualche influsso di musica brasiliana in mezzo? Assolutamente sì. Bossa nova, oserei dire? Diciamo più sul samba. Ah, sul samba. Esatto. Ok, dico, qualcosa c'era però. Assolutamente sì. Infatti sono molto contenta di come è poi uscito fuori questo arrangiamento un po' brasilero. Beh, UGG.
Beh, io dal 2010 che vado in Brasile, quindi un qualcosa, non lo so, è rimasto e non questa saudade non è andata più via. E Allora alcuni dicono, è vero sì, quello. è vero, alcuni ascoltando questo disco in siciliano dicono, ma è portoghese o siciliano? Io rimango così perché, cioè, mi sembra troppo strano, no? Che si sente così forte, però in realtà sono sicula al 100%. Ma diciamo che un po' la Sicilia e il Brasile qualcosa in comune un po' ce l'hanno, no? Guarda, io quando ho cantato una volta in Brasile, un paio di volte, con il progetto Pra Gente Saborear, con questa cantante di samba, Ana Costa, eravamo in trio insieme anche a Sabi Burger, il progetto che avevamo in trio, 2019, 2 anni fa. No, è stato anche qualche tempo prima. Comunque, niente, ho fatto un po' un esperimento proprio perché era in cantiere questo disco, no? E quindi ho voluto provare a cantare E Vu Dormite Ancora in concerto, no? E ha detto che ero lì sul palco e raccontavo un po' la storia, parlavo e dicevo: sicuramente voi, io ovviamente kamikaze in Brasile che parlo in brasiliano e che canto in brasiliano, no? A parte questo. Brava. Hai usato, bisogna usare nella vita, cara, e Sì, quindi a parte questo, ha detto che sicuramente loro avrebbero capito tutte le parole che stavo per cantare. Allora, il brano è piaciuto, mi hanno fatto dei complimenti, anzi, mi hanno detto: mamma, quella canzone, quell'ultima canzone che cantavamo, che cos'era? Gli ho spiegato, era siciliano, e poi ho detto: ma avete capito? E loro mi hanno detto: ma tu hai detto che noi capivamo, ma noi non abbiamo capito niente. Insomma, è stato un bel aneddoto, no? Perché il siciliano, diciamo, cioè è una lingua, non è, Certo che è una cioè non lingua, è questo un è dialetto, è indubbio. proprio una lingua. Tra l'altro devo dire che ci sono delle diversità, secondo, se parliamo della Sicilia orientale occidentale, ma anche all'interno dei dialetti della Sicilia orientale ci sono delle lingue, Sfumature, delle diciamo. sfumature, insomma, tutto suo. Per esempio, non so se tu mai hai sentito Ah, ma parlare. ecco, Mora? Ma chi è? Mora? Versione No, Mora? no, è lei. Ma chi è? Ma dai. Hai mai sentito parlare i calatini in dialetto stretto? Ho detto: ma è arabo o quale altra lingua è? Insomma, Sì. quindi abbiamo, così come quando tu hai detto Nzuccherata, io lo dico in maniera diversa, e tu invece, Metti la n. invece, ecco così, cioè il dialetto, il siciliano è una lingua sempre. Vabbè, io sono un po' anche, come si dice, ibrida, nel senso che sì, sono di Augusta, ma mio papà è di Agrigento, mia mamma di Siculiana, Ah, ecco. Allora ora si quindi, spiega. cioè, capito, Allora è sono un straniera miscuglio in magico, terra. una shakerata di No, in effetti sì, anche io a volte, anche registrando il disco, mi sono chiesta più volte: ma questa frase, questa parola, come la devo dire? Certo. Non è Non è semplice. semplice. Senti, da Augusta a Roma, cosa stai Sì. facendo in questo periodo? In questo periodo sto intanto facendo tante interviste, sto cercando di diffondere il verbo tantissime. Infatti, diciamo, questa stanzetta sta diventando il mio studio, Ma sono dove. previsti concerti dalle nostre parti? Ecco, io sto aspettando una bella risposta, sarebbe bello al Teatro Comunale di Siracusa, e ancora in realtà sto aspettando il sì o il no finale, quindi ancora Certo. purtroppo non posso dare. Sicuramente dall'anno nuovo, da gennaio, ci saranno più novità. C'è in programma una data all'Auditorium, al Parco della Musica, ma non posso dire No, altro. assolutamente Anche no. lì. Quella. L'ho detto, ma non l'ho detto io. No, 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 no. Noi Ok. siamo scaramantici. No, non si dice mente. Esatto. E una data a fine gennaio anche al Boogie Club sempre di Roma. E piano piano usciranno nuove date. Utilizzo Instagram, Facebook, lì. Spero di darvi notizie proprio di visionare parecchio, lo spero tanto. Stroscio, tu non hai nulla da dire sul. Io Sta sto ridendo. messaggiando con Piero Iuvara, Ah, sta ecco. mandando la prossima nostra ospite, una prossima Ah, ospite, ecco, che è una Sheila cubana. Sanchez. Ah,
Parliamo di Cioè Brasile, di tu Cuba, e di Piero, quello che vuoi salutiamo tu. Piero. Eccola qua. Ma La tu, Sanchez sarà presto con noi. certo, Anche prima incorreggibili assoluta, tutti e no? due. Certo. Quindi eri Era un po' vestita attento. da Wonder Woman. Diciamo un po'. Non Da Wonder. esattamente però. Ma tu eri attento che stavamo parlando di musica, di... E certo, io Ah! ho fatto, nel frattempo sto facendo una richiesta ufficiale che la Ciunna deve venire qua, subito. Ok, Ah! subito, va bene. Immediatamente. Anzi, se no l'andiamo a prendere. Va bene, Oh! Manuela, preparati, perché adesso Nonia ci mettiamo il nostro vestitino e veniamo a Roma per Tu prenderti. È un pensa che festa passaggio. Io vi faremo quando aspetto. arriverà il disco suo? Perché lo aspetto con molta gioia e molto piacere. È Vai. certo, è certo. Antonella, tu ci hai raccontato che durante il periodo di pandemia facevate riunioni ogni 15 giorni, Sì. quindi due appuntamenti al mese. Mensili. Benissimo. Adesso che sembra, insomma, ci sono una serie di norme che un po' allentate, pensate di organizzare qualcosa per il mese di dicembre? Siamo sempre in movimento, siamo appena tornate da Foggia, dove abbiamo suggellato un gemellaggio con la sezione di Foggia a sostegno della campagna vaccinale. E quindi siamo sempre in movimento, non ci tiriamo mai indietro. Ma la cosa direi parecchio interessante è che a febbraio, all'inizio di febbraio, tutte le sezioni del sud Italia saranno qui a Catania, ospite della nostra sezione, quindi per un interregionale del sud, che si terrà a proposito nel periodo di Sant'Agata e per cui parleremo anche di Sant'Agata, tra fede e scienza, tra prevenzione e protezione. E quindi sì, ci sono tante cose in programma e poi tra qualche giorno sicuramente gli auguri natalizi e la presentazione del nuovo direttivo con cui percorrerò altri 3 anni. Altri 3 anni, guarda che coraggiosa questa donna. No, Cioè, dico, no, mi Certo. chiedo per poter partecipare, magari qualcuno che avesse voglia di entrare in questa associazione, come si fa? Si sposa col medico. Sì, non sarebbe Sì, magari comunque, diciamo, no, ma penso che ci anche sono no, cioè, anche altre, ma io penso che non ci lo sono so. anche altre, però Comunque considerato che ci sono sono ammesse medici. anche le simpatizzanti, sono Si ammesse anche le accettano pochissimo. simpatizzanti e quindi che danno un valido supporto all'associazione, sono ben motivate, coinvolte, sono anzi, direi Cioè, una anche deve essere per forza sposata per entrare, fammi capire. ovviamente sono ammesse le mogli medico, ma anche le donne medico nell'ambito sanitario, ma ultimamente ha ampliato i propri spazi anche le simpatizzanti, quindi coloro che non Brava, sono, mi ecco. Che piace, donna, che donna. Questa nuova, diciamo, Direttiva, strada, direttiva, questa è una questa, direttiva. dico, questa La strada presidente. da percorrere. Certo, è Il nuovo, importante. largo al nuovo, mi piace. Certo. Antonella, così si fa. Certo, ma bisogna le cose si cambiano, Si evolvono, evolvono e per. perché se no, se rimaniamo sempre chiusi nella nostra scatola, non andiamo oltre il proprio naso, io la penso così. È proprio così, ma infatti sono proprio anche le simpatizzanti che supportano con le loro idee la nostra associazione e quindi coinvolgono con le loro proposte che sono valutate e anche accettate e messe in pratica. Quindi è bene con la collaborazione di ovviamente di un po' tutti. Ma sicuramente selezionate all'inizio della candidatura. Perfetto, hai capito? Cioè, Ogna, hai capito? Perché mi guardi così? No, dicevo, è importante perché non è che cioè, ci vogliono donne di un certo spessore. Certo, E siccome ovvio. noi qua siamo abituate comunque ad ospitare donne di un certo spessore, rimaniamo sempre Ce su l'abbiamo. quella strada. Siete le ben accette, però, sapete questo. Grazie. Quindi Enzo, è Sappiate. stata bocciata la tua cosa che uno deve essere sposato per forza con un medico. Qui Basta. siete ben accette o accettate? No, Insomma, no, non con no. l'accetta, non con E poi l'accetta. ci vuole sempre lo spessore, quindi sempre una questione di misura, di centimetri. Oh, santa pace. Tu non, C'è cioè, tu Manuela. secondo me, Manuela, scusami, stai ridendo? Ecco, no comment, vero? Dillo, no comment. Dovete sapere che Ionia si è aperta una startup nuova, sapete?
E qual è sta startup? È una startup innovativa per il selling on demand di insaccati sliced. Che vuole Io dire? non ho capito Salumeria. niente. Salumeria. Salumeria. Perché dici ciò? Guarda, ho paura Stai anche a attento. chiederglielo. Ho paura Così. anche a chiedere. Stai attento a cosa dici, cosa vuoi dire? Mi è scivolata. Ah, ecco, benissimo. Va bene, niente, lasciamo Io perdere. continuo a non capire e Vabbè, penso che niente. sia meglio così. Sì, non capire che è meglio, guarda, meglio. Non si... Underwater. Brava, brava Manuela. Questo stacchetto mi piace da morire, Ma come lo Non lo dissi? sento più. Come lo dissi? Si è bloccato anche il computer e non si Ecco, sente Enzo, più per nemmeno. favore, Non quando si parli, sente. stai attento perché sennò si blocca pure il computer di Manuela. Ho Ecco. detto Emanuela deve venire qua, te l'ho detto Ecco. io. Senti, Comunque, mi piaceva lo infatti stacchetto che Sì, ha fatto infatti. prima di Wonder Woman. Manuela, mi piace lo stacchetto, quindi non lo so se ci vuoi mandare, insomma, noi lo metteremo. Registrazione, Un va bene. contributo. Sì, un Dai. contributo va benissimo. Finché non arriviamo, dopo Cuti Ludissi, c'è Vince, questo brano musicale che tu hai dedicato a tuo zio Vincenzo, così come detto. Esattamente, sì. È stato scritto qualche anno fa Sì? e io ho fatto una riflessione profonda, devo dire, prima di, cioè, è uscito così di getto, però effettivamente è nato da una riflessione profonda. Sembro stupida, ma ogni tanto Ma chi l'ha rifletto. detto questa cosa? Guarda, veniamo noi e picchiamo tutti, no, tranquilla. No, No. nel senso dopo aver, Perché zio vabbè. Vince era speciale, no? Sì, è una persona, beh, lo zio del cuore, ma vabbè, per me tutti i zii sono del cuore. E lui purtroppo è andato via un po' prima ed è stata una persona che comunque con me aveva un rapporto particolare. Ora che non me ne vogliono tutti gli altri nipoti, però lo devo dire, E vabbè, pazienza. con me aveva un rapporto particolare, parlavamo al telefono e mi diceva anche: Vice, come va? Perché giocavamo a questa cosa, lui era il direttore di un'impresa ideale, no? Giocavamo a questa cosa. Lui era il direttore e io la vice direttrice. E quindi anche il nome nasce da questo gioco, non solo vice per ricordare il nome suo, ma anche da vice direttrice. Ah, E, ecco. esatto, infatti prima c'era l'accento, poi ho tolto l'accento, poi ho lasciato l'accento, insomma. È una dedica profonda perché nasce da questo pensiero e dal fatto che è importante dire il bene che si vuole, comunicarlo possibilmente al Certo. tempo giusto. Certo. Il che dice, vabbè, stai dicendo, forse sembra ovvio, ma a volte non è Non lo è. così ovvio questa cosa. E quindi era un modo per ringraziarlo per tutti gli insegnamenti che mi ha dato, per questo voler far sempre bene. Lui era un capitano dei carabinieri, con due lauree alla fine. Una persona che non si è mai fermata, che amava il suo lavoro, no? Quindi al telefono sempre: Manu, cosa stai facendo? Che cosa, insomma, mi dava sempre stimoli, sempre voleva far sempre meglio e di più. E quindi una dedica a lui, soprattutto, ma poi ovviamente a tutto quello che mi ha circondato finora, quindi la mia Sicilia, la mia famiglia, tutte le persone che comunque mi hanno sostenuto, che mi vogliono bene. Quindi veramente questo è un disco a cui tengo in maniera particolare e a cui voglio bene, perché è dedicato non soltanto a me, ma a chi mi ha voluto bene, a chi mi vuole bene, a chi mi sostiene, che è importante. Ecco, allora vediamo il video, poi andiamo in pubblicità. Vediamo se il regista è così veloce. Eccolo. Thank you.
Era l'Upanito, un canto appassionato, lo svago disiato, giustizia nel mondo, che roba li cori l'amorica, non passa. Mille una parola che guarda sto fuoco, amore ha rubato, persi tutte le parole, lo sai tu. Sai tu l'uvani cattivosi non passano sti rossi, lo sai tu, è il mondo chiuso. Grazie al vaccino, l'Italia sta ripartendo. Altrimenti eravamo ancora tutti chiusi in casa. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale. E hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Anche per i ragazzi sopra i 12 anni. E mia figlia, a 17, è già vaccinata. Il vaccino riduce anche del 90% il rischio di finire in terapia intensiva. Se non lo hai ancora fatto, dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino. Anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme. Facciamolo per noi. Quanto valgono i tuoi diritti? Quanto vale la tua libertà? La tua sicurezza. Quanto vale il tuo benessere? La tua serenità? Quanto vale il tuo futuro? Noi possiamo dirti quanto ti costa saperne di più. Solo 50 centesimi in edicola e a 99 euro in abbonamento cartaceo, digitale e archivio. Fai una scelta di valore. Leggi il Quotidiano di Sicilia. Come nuovo, più del nuovo. La Carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La Carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Grazie al vaccino, l'Italia sta ripartendo. Altrimenti eravamo ancora tutti chiusi in casa. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale. E hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Anche per i ragazzi sopra i 12 anni. E mia figlia, a 17, è già vaccinata. Il vaccino riduce anche del 90% il rischio di finire in terapia intensiva. Se non lo hai ancora fatto, dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino. Anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme. Facciamolo per noi.
Siamo nuovamente in studio nella nostra trasmissione Wonder Woman. Vi ricordo i nostri ospiti. Qui in studio con noi abbiamo Antonella Di Maggio, presidente AMMI sezione Catania, mentre nel nostro muro abbiamo Manuela Ciunna, direttamente da Roma, da Augusta a Roma, un ponte di musica e tre. E il prezzemolo, che è lui, è Stroscio. Tre, che cosa vuoi dire? Tre? Terza dose, sì, ma noi siamo qua super vaccinati, lo sappiamo, ci crediamo. Ho vaccinato pure mio figlio di 12 anni, immaginiamoci, siamo super vaccinati, infatti non potremmo stare così vicini, no? Scusami. Noi sempre. Non potremmo stare lontane. No, assolutamente. Però, no. Siccome è venuto fuori il discorso del vaccino, è sicuramente cosa importante, ma siccome il video, la canzone, poi è stata insomma seguita dalla pubblicità, allora volevo dire qualcosina bellissima, mi sono emozionante. E niente. Senti, l'espressione allupato d'amore, cioè affamato d'amore, allupato, mi è piaciuta tantissimo, rendeva esattamente l'idea di quello che volevi, insomma, trasmettere a chi ascoltava la musica, la canzone. Su Vichè? Sì. Ma dove hai sentito allupato d'amore? Io ho sentito allupato d'amore. Ragazzi, questo ho sentito. No. No. E dimmi che cosa hai detto. Era il brasiliano quello. No. Cosa hai cantato? Dimmi cosa. Tu sei tu lo bene cattivo, sì. Non bastano sti rosi. Sì, qua ci sono. Per dire. Lo sa solo lui. Sì, e io ho capito allupato da questo per spiegarti che io con il siciliano sono così, insomma, la stessa lingua, insomma. No, parlo. Ma mi fa piacere che fra siciliani non ci capiamo, è bellissimo. Sì, no, guarda, io come diceva alcune volte mia mamma, diceva che mi aveva fatta al nord, perché io molte espressioni nostre non le capisco completamente. Ma la cosa non finisce qua, perché non solo io, l'ho trasmessa a mio figlio, quindi la tradizione continua, ahimè. Comunque bellissima canzone, mi è piaciuta veramente tanto. Brava, bravissima. Enzo, scusami, tu qual è l'espressione che ti è piaciuta di più? Sentiamo Fabrizio Bosso, quello che è. Lo stiamo sentendo in sottofondo, una cosa meravigliosa. Qual è stata? Una meraviglia. Lo so. Leggo un commento sul disco, perché il disco, tra l'altro, è un disco molto completo, anche una grossa e malarazza di Modugno, una cosa bellissima. Poi c'è I Pirati a Palermo, bellissimo brano di Rosa Baristrella e di Buttitta. Salizia d'Amuri. E poi c'è un brano, Salizia d'Amuri, di Battiato, che è meraviglioso quella canzone. E poi quello che voi fate ogni giorno, che è di Gaetano Emanuele Calì e Giovanni Formisano, e voi dormite. magari. Mi piacerebbe tanto in questo momento. Io purtroppo... Volevo leggere la frase bellissima che rispecchia quello che poc'anzi si era detto, cioè un album jazz in siciliano che sta destabilizzando i cuori dei siciliani, appunto, e creando scompiglio nel sistema nervoso dei puristi del genere. Così tanta eleganza e poesia non la si sentiva da molto tempo. Tra l'altro non è facile la musica popolare, però con quest'aria molto sofisticata, sì, no? E no. Elegante, che non è... Non è cosa semplice. Sì, elegante direi, anche più contemporaneo sicuramente. Quello che volevo fare. Diciamo, non ascoltiamo tutti i giorni un beat in crozza con il traralallero, l'allero, che è anche bellissimo, giusto? Certo. Però, diciamo, non, invece magari in questo modo... A parte il fatto che in 7/4, in questo caso, che è un tempo un po' dispari. Un po' strano. No, volevo proprio fare questo, anche continuo a dirsi proprio l'esempio più evidente, forse, no? Magari la versione di Rosa Baristrelli, che è insuperabile, che è bellissima, che è stupenda, però magari... Oggi viene ascoltata di meno, vabbè, da me mi è ascoltata sempre. In realtà, quando ascolto Rosa Baristrelli, bisogna essere preparati ad ascoltare Rosa Baristrelli, cioè devi essere in quel mood.
Certo. Una cantante con una forza, una potenza, un'energia forte, no? Tra l'altro, è chiaro, mi è caduta la penna. Okay. Tra l'altro, dico, quando si fanno, si riprendono un po' queste canzoni che sono un po' l'identità nostra, no? È ovvio che poi ognuno ci mette del suo, tu avrai messo la tua storia, la tua esperienza, la tua attenti. Ricerca, no? È anche un percorso che poi alla fine arriva nell'album che tu hai pubblicato, insomma, va. Sì, io ho cercato di ovviamente rispettare la tradizione perché non... questo ovviamente è fondamentale, quindi la tradizione è ricca di tutto, queste canzoni sono state anche già fatte da altri artisti grandissimi tipo Carmen Consoli, ma vabbè è un esempio, ma da tantissimi altri. E io appunto ho cercato di mettere... e di dargli così una visione dal mio punto di vista, ecco, senza cercare di, non so, di strafare o di... Però quando si fanno arrangiamenti nuovi, no? Quando tu provi a scrivere, perché comunque arrangiando in ogni caso cerchi di creare, di rendere tuo, no? Anche un brano scritto da un altro artista, quando riesci un po' a stravolgere la canzone vuol dire che l'hai resa un po' tua, e di questo sono contenta soprattutto su Cutiludissi. Hai reso benissimo l'idea, Manuela, perché è veramente molto elegante, bello, molto tocca subito, la musica tocca le corde dell'anima e tu ci sei riuscita perfettamente. Poi come diceva Onia, questa eleganza non è da tutti, non è facile e tu ci sei riuscita in pieno. E io questo anche per dirti che anche Enzo Stroscio, a proposito di eleganza, ha fatto un TG satirico sulle sue corde. Enzo, è tempo. E che Dio ce la mandi buona. È tempo per il nostro consueto appuntamento, il nostro TG satirico, che è sempre più copiato, più ammirato. Come... Andiamo con la sigla, Viaggiare informati. Tutto a posto, comunque tutto a posto, non si è sentito meglio, tutto a posto. Ci stanno copiando, abbiamo visto la settimana scorsa come ci copiavano con la BMW, quest'anno, questa volta ci hanno copiato con la roulotte, vediamo il filmato. Ecco, quindi si può viaggiare informati anche con un altro sistema, Antonella, no? Sì, ma io mi chiedo dove le trovi queste news? Sai, ma ci stanno copiando moltissimo. Ah, ormai ho capito. Viaggiare informati, tutto a posto. Ma noi dobbiamo invece andare nel mondo femminile. E dove andiamo? Non lo so. Nel mondo della moda. Ok. Che non è quella caustica, ma è quasi. No, quella è un'altra cosa. Allora, ci sono delle magie nel mondo. La magia si può fare con i pattini e con la musica dei Bee Gees. Era il primo gennaio del 79 quando usciva More Than a Woman e si cambia il look. Vediamo. Che meraviglia. Il dancing faceva cambiare i vestiti, no? Certo. E con quella musica la magia era completa, anche con i pattini, no? Tu starai delle ore su TikTok, sicuramente. Sì, molte ore, perché dico, TikTok è dentro di me. Soprattutto il TikTok ti fa dire che, vedi, quelle immagini del 79, ti diceva che bella donna, tutti questi cambi di abiti in pochissimi minuti, quasi quasi me la sposerei. Ma poi scopri che si fa la truffa dei matrimoni. E chi ce lo dice? Lui. La gente si sposa. Bravi, bravi, sposate. Un po' di tempo fa mi hanno mandato una partecipazione di matrimonio. A me? Sì, sì, certo. Secondo te vengo al tuo matrimonio? A sborsare 500 euro?
Che poi vi lasciate? Oh. Certo, certo. Mi vuoi fare la truffa a me? Mi vuoi fare? Tu firmami un documento che non ti lascio, io ti faccio il regalo, ti faccio. Un matrimonio mi invita a me. Tutto contento. Adesso io vado al suo matrimonio e rido. Sono contento che ti sposi, che me ne fotte a me. Mi sposo, auguri. Sono problemi tuoi, ti sposi tu e devo venire io. Ma che c'entro io? Bella voce. Bisogna chiarire come funziona. Certo. No? Anche perché poi ci sono delle situazioni particolari, come il rispetto per l'educazione, ma c'è anche il rispetto per gli animali, no? Certo. E anche per la morte degli animali. E guardate il metodo per allontanare i bagarozzi con un DDT molto moderno, all'ultimo grido, forse anche con un po' di dolore. Oh mamma mia. Era a proposito io, di eleganza. Io non ho è molto elegante questo. A proposito di eleganza. Ma c'era un po' di dolore forse, no? Sì, io non ho parole. Il nuovo DDT della sposa moderna, no? Della coppia moderna. Ma no. E a proposito, andiamo da Maria di Trapani, che sta insistendo perché vuole andare a Uomini e Donne, vuole conoscere la De Filippi e ci arriva con uno scioglilingue. Soprattutto fan di Maria di Trapani. Eccoci qui, si ritorna perché abbiamo da comunicarvi una cosa importantissima. Maria, cosa dobbiamo comunicare? Sono Maria di Trapani e voglio andare da Anna Maria di Filippi. Siccome mi hanno detto persone ci parlaci, con il betto con il crosabba, ci provaci, vai con Anna Maria di Filippi, io ci voglio andare, però si trova, ma un ragazzo giusto, si fa cose serie, se non le fa, siamo io qua, va babbio, io ci voglio andare, però Maria di Filippi ma va a chiamare, esatto. Maria, perché io ho avuto esperienze, ma tutti gli uomini non vanno più così seri, esatto. Hanno sputtimento, hanno yoga, poi hanno parlare bastasso, e hanno mappata, io ci voglio andare, se Maria di Filippi mi chiama, se mi chiama, io caccia Betto, caccia Rosalba, Allora, no, guardavo Maria Fatta Carusi, bellissimo. No, guardavo la faccia di Manuela, che secondo me forse capisce meglio il portoghese, forse, no? Sì, no, non ora, Manuela farà un disco su Maria di Trapani. Oh my God. Wonder Woman. Brava. More than a woman. Là ce ne sono due, comunque. Andiamo avanti, il 24 ottobre del 21 si sono concluse e poi ratificate dopo qualche giorno le elezioni a Mister Bianco e allora nella cordata che ha vinto si dà un consiglio importante al sindaco eletto Giuseppe Marco Corsaro, bisogna alleggerire la macchina burocratica, lo diciamo tutti, diciamocelo, sburocraticamente? E cercare in modo che si lavori sburocraticamente. Chissà cosa ne pensa, scusami Enzo, l'Accademia della Crusca in questo piccolo, insomma, vediamo. Sì, anche della Mollica, del Sesamo, questo qua, va bene. Allora, ci ha mandato il solito comunicato il nostro carissimo amico, professore Enrico Fortunello, negozi per tutti i gusti e per tutti, senza fare discriminazioni. E vediamo perché. Secondo lei cosa succederà nel prossimo futuro? Nel prossimo futuro sarà, giustamente non possiamo forzare col Green Pass a vaccinare le persone. Chi si vuole vaccinare si vaccina, non si vuole vaccinare non si vaccina. Poi anche il problema dei negozi. Chi è vaccinato si apre un negozio vaccinato e fa entrare i vaccinati. Chi non è vaccinato si apre un negozio per non vaccinati e fa entrare i non vaccinati. Nei negozi invece che sono indecisi, chi è indeciso dice mi apro un negozio per gli indecisi e fa venire gli indecisi. Poi quando si decideranno sceglieranno, si andrà dalla parte dei vaccinati, da parte dei vaccinati. Anche quanto riguarda la divisione dell'Italia, dividiamo da Piazza del Popolo un taglio verso giù fino alla Sicilia, faremo andare tutti i non vaccinati e verso su faremo andare tutti i vaccinati e nelle isole metteremo gli indecisi. Questa è la soluzione per l'Italia per non fare discriminazioni. Meno male che ce l'hai, Presidente, complimenti. La politica è politica, no? Certo. E questa è. E finiamo con la nostra pubblicità
con la PubliTrack, il nostro Antonio Lapulce stavolta è intervistato in modo particolare su una certa sensibilità, ma è una sensibilità, quella dentale, che forse non è una vera e propria cura, ma comunque, Dentapulc. Dottore, quale altro disturbo comune lamentano i pazienti? La sensibilità dentale, che è causata dalla perdita dello strato protettivo, lasciando esposti dei piccoli buchi nella dentina, che li rende quindi sensibili. Ma è un disturbo da cui si può guarire? Certo, le persone non sanno che i denti sensibili si possono riparare. E in che modo li ripara? Dottore, c'è la signora Canino al telefono? Dite che la richiamo. Dicevamo, in che modo si ripara? Con Dentapulc, che ripara questi piccoli buchi della dentina e protegge il dente dalla sensibilità, formando uno strato duro sui buchi della dentina. Scusi. Dottore, dove metto le protesi? Ma c'è l'intervista, aspetta! Dicevo, quindi lei si sente di raccomandarlo? Ma certo, con Dentapulc. Dottore, ho trovato il suo dente. Terribile. Il povero Antonio Lapulce, quando glielo combinano tutti i colori, ma poi sembra perdere i denti. Infatti. I denti. Vedi che deve fare. Ma io direi che tutto a posto. Mettiamo la sigla. Com'è, Picciotto? Tutto a posto? Ecco, il mio starnuto è stato fantastico per concludere, insomma, così un attimo, tanto per dire. Che carino! Ecco, qua mi stava facendo Lola, ecco, benissimo. Oh, questa cosa mi è piaciuta da morire. Vabbè, questo è il bello della diretta. Carina. Antonella, voi avete organizzate tantissime cose, avete anche una pagina Facebook dove le persone possono vedere cosa avete fatto fino adesso? Sì, siamo molto social, ecco. Abbiamo una pagina Facebook, siamo su... internet e quindi potete seguirci tranquillamente, se volete informazioni potete contattarci, sarete sicuramente avrete tutte le informazioni, le vostre domande saranno sicuramente risposte, insomma, avremo risposte. Sì, sicuramente. Senti, ultimamente avete organizzato, cioè avete partecipato a un evento importante, si chiama Trinacria. Trinacria è un evento giunto alla sesta edizione, che è un premio internazionale di poesia, che permette appunto di poter mantare i propri, anche questa pagina appunto sarà chiara, appunto visibile sui nostri social, vi invito appunto a visitarla e a partecipare a questo bando di concorso, perché mette in risalto la nostra Sicilia. È un bando dedicato proprio alle bellezze della nostra Sicilia e quindi a tutti coloro che hanno già scritto qualche saggio, qualche poesia, qualcosa sulla Sicilia, potete mandare il vostro... Quindi le persone che ci stanno seguendo a casa, se si volessero collegare sulla pagina Facebook Ammi Catania, troveranno tutte le informazioni necessarie. Se no potete mandare un'email, c'è anche l'email e risponderemo entro 24 ore. La cosa simpatica è che, vedi, ci sono due modi di glorificare la Sicilia, no? C'è chi lo fa in musica, c'è chi lo fa attraverso questi concorsi con componimenti o altro, mi pare di capire. Sì. Ed è un modo per dire grazie, insomma, a questa terra che ci fa penare, però alla fine ce l'abbiamo nel cuore, c'è poco da fare. Non c'è che fare, guarda, in qualsiasi parte del mondo uno si trasferisce, abbiamo la Sicilia nel cuore. Una cosa che ad esempio per me è fondamentale è l'acqua, il mare.
posso andare. Io sono una persona che ama tantissimo viaggiare, quando si poteva viaggiare, però quando io tornavo a casa dovevo vedere il mare, l'acqua per me è fondamentale. Penso... Di a Palermo ho registrato il mare di casa mia, di fronte casa, ho messo il microfono, ho messo il Neumann. Hai fatto benissimo. E ho registrato il mare di casa mia, quindi sull'intro, se sentite le onde, è proprio il mare di Augusta, mare siculo. La carota di Augusta. Infatti è una cosa che noi isolani, tutti gli isolani abbiamo, ma noi siciliani in particolar modo abbiamo questo amore per la nostra terra, che quando siamo qua insomma non è che l'amiamo tantissimo, devo dire, però e quando andiamo fuori... odio, come tutti i grandi amori, è un amore odio, ecco, bravo, tanto. E infatti è esattamente come dici tu, è una sorta di amore odio, però noi ci crediamo, siamo qua e andiamo avanti e ci piace portare dei fari siciliani nel mondo, vero Enzo? Un faro come quello della Ciunna mi sa che ci vuole, no? Certo, ovvio, infatti noi l'aspettiamo qua a Catania nei nostri anche studi. Perché ad Augusta ci sono parecchi fari, quindi insomma, ecco. Allora, ma tu sai, Emanuela, devi sapere che il dottor Enzo Sloscio ha scritto uno studio su tutti i fari che ci sono, cioè una cosa pazzesca. Io non so quando lo pubblicherà e con chi lo pubblicherà, ma ha fatto proprio uno studio, c'è un libro bellissimo su tutti i fari che ci sono. Pubblichiamo, dai, tu fai la presentazione. Ad Augusta ce ne sono due, io canto. Di cui uno storico. Sì, ad Augusta ce ne sono due, Forti Garcia e il faro Sant'Elena. Ecco, quindi... E quella storia della croce è una storia particolare, quella di Sant'Elena. Sì. Vabbè, poi cioè mi dirai, allora appena vengo mi racconti tu meglio di me. Andiamo da Bertoni a mangiare qualcosa lì e così lui ci sazia. Va bene, ci sto, a fare fatto. Andiamo da Marcuccio che... Perché in realtà quando si parla di mangiare, insomma, lui è... Lui è sempre presente, vi posso assicurare. Sì, però tutti i piatti che fa Tony li conosco tutti comunque. Non puoi dire diversamente, ecco. Ma quali sono i piatti che ho fatto io? Ecco, è lei. Vado vidro. Ancora non è niente. Ascolta. Suono segna il nostro time out della trasmissione. È finita. È finita, grazie Emanuela Ciunna, ti aspettiamo qua a Catania. Grazie. E dov'è che lo possiamo trovare Zuccarata? Ovunque, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, iTunes, Amazon, ovunque, sul digitale è uscito ovunque. A breve avremo anche le copie fisiche, qualora vogliate ascoltare faccio qui un appello, in Zuccarata, dal vivo, basta che mi contattate su Instagram o su Facebook con il mio nome. L'associazione Mogli Medici Italiani può fare qualcosa per te. Certo, perché no? Antonella, tutto si può fare. Vi aspettiamo innanzitutto, siete sempre ben accetti, quindi aspettiamo tutti voi prossimamente per qualche incontro di presenza. Grazie. Vai. Va bene, grazie Emanuela, grazie Enzo Sloscio, grazie Antonella, grazie Antonella Di Maggio, ciao alla prossima, alla prossima. Al prossimo martedì. Wonder Woman. Ciao. Wonder Woman. Ciao. Ciao. Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!